L'attenzione della città metropolitana per i comuni dell'isola d'Ischia ovviamente non si esaurisce con questa operazione con finalità ambientali di cui abbiamo detto. Assolutamente no, città metropolitana anche grazie a un patto istituzionale nell'interesse delle comunità amministrate ha fatto sì che grazie all'avanzo libero si è potuto finanziare una serie di interventi e i comuni dell'isola d'Ischia, ma nello specifico Casamicciola, hanno beneficiato di vari interventi e finanziamenti. Ricordiamo la messa in sicurezza delle strade, la possibilità di finanziare i piani strategici dove abbiamo dato 100 euro ad abitante e ogni comune ha potuto beneficiare di un progetto che riteneva qualificante e funzionale per la propria attività. Non ultimo si è attivato un duplice finanziamento, quello per la costruzione e l'ammodernamento di sale teatri, nonché per la costruzione di parchi giochi, l'implementazione di parchi giochi inclusivi. Anche in questo città metropolitana sarà presente su tutti i comuni con finanziamenti ad hoc. Una tappa in quella che è casa sua, no? L'isola d'Ischia, Casamicciola Terme, per parlare di un'altra virtuosa operazione legata a una tematica che in un'isola conosciuta come l'Isola Verde è quanto mai sentita. Assolutamente sì, tutti ormai sanno la mia vicinanza, il mio affetto per l'isola d'Ischia, ancora di più in questi casi, ovvero nel momento in cui si verificano delle sinergie istituzionali. E devo dire la verità, il comune di Casamicciola, ma così come quasi tutti i comuni dell'isola d'Ischia, hanno beneficiato di contributi. Questo parliamo di un finanziamento che è volto all'incremento del verde, alla ripiantumazione, e Casamicciola è stato tra i primi a presentare questa progettualità e terminerà il provvedimento entro i termini previsti dalla città metropolitana. Quindi riteniamo veramente un'azione lodevole e soprattutto che qualifica il comune che ne ha beneficiato.